Daniele Cesaretti, il motoclub Spoleto rispolvera l'enduro, il fuoristrada nella frazione di Poreta. Sì, beh, nel 2016 la prima uscita stagionale, la prima gara di campionato per quanto riguarda l'Umbria off-road, è una gara aperta sia in moto da enduro sia in moto da cross. Siamo venuti ritornati nel nostro habitat, tra virgolette, naturale, qua a Poreta. Abbiamo gestito una delle strutture permanenti che erano esistenti fino agli anni 90, che era la nostra proprietà, purtroppo per i motivi che ben tutti sanno non abbiamo più. E abbiamo pensato qua di creare una struttura al momento temporanea, grazie alla concessione Marcucci, dell'azienda Marcucci, che ci ha concesso l'area. Speriamo che sia la prima di una lunga serie di manifestazioni che andremo a svolgere qua in questo territorio, perché daremo valore a quello là che forse abbiamo tolto subitamente noi a questo territorio, cioè abbiamo causato dei danni enormi, e magari con il cross o con l'enduro potrebbe essere una forma alternativa per valorizzare quello là che è deturpato, che è possibile da recuperare. Percorso suggestivo, nella cava, tanti piloti, grande agonismo. Tanti piloti, si sono presenti da tutto il centro Italia. Diciamo che la manifestazione, essendo la prima dell'anno, magari ancora qualcuno ha bisogno di una sgracchita, no? di togliersi un po' di ruggine e di torno, però qua il palcoscenico è ideale, diciamo che è un anfiteatro naturale, quello là che si può vedere con tutta quanta la pista ricavata all'interno della cava, quindi all'interno della buca, e da sopra è possibile vederla, quindi seguita tutta la gara. Diciamo che è un teatro naturale per quanto riguarda il motociclismo. Motoclub Mondiale di Enduro. Motoclub Mondiale di Enduro 2017 con il Gran Premio d'Italia, ormai siamo agli sgoccioli, la macchina già è partita, siamo al lavoro e stiamo definendo quelli là che saranno il budget ora, diciamo, è una fase iniziale del budget. Per quanto riguarda l'allestimento delle prove, all'incirca saranno quasi sicuramente come quella là degli Assoluti d'Italia che abbiamo fatto nel 2015, e ci sarà il prologo però in più il venerdì sera, quindi un grande spettacolo sarà allestito il venerdì sera. Speriamo nella concessione dello stadio comunale per l'ex anello di Atletica. Mentre invece per quanto riguarda comunque il 2016 sono ugualmente tantissime le iniziative, spaziamo dal cross all'off-road a Magione, abbiamo la gestione per ciò che concerne le due ruote dell'autodromo Perugino, dell'autodromo dell'Umbria, e torneremo con il mototurismo con un raduno in collaborazione con Campelli in Moto dedicato esclusivamente ai prodotti caratteristici qua della zona, che è il tartufo e l'olio d'oliva, quindi inviteremo a degustare, diciamo, tutti i bikers qua d'Italia nelle nostre zone per queste due eccellenze nostre, che ho detto, il tartufo e l'olio. E dopo anni di inattività nel fronte delle moto storiche, grazie a una collaborazione con un gruppo di appassionati qua, riconfermiamo la rievocazione storica del circuito cittadino Città di Spoleto. Lo faremo in una maniera, diciamo, molto semplice, ma che deve dare, diciamo, deve saltare quello là che è l'aspetto anche non solo motoristico ma anche culturale della nostra città. Diciamo che cerchiamo di dare un tocco di cultura, un tocco di arte a tutto ciò che concerne le manifestazioni che si svolgono nel nostro territorio, valorizzando appunto quelli là che abbiamo, tutto ciò che ci circonda, quindi dalle bellezze naturali, perché ne abbiamo veramente tante, ai paesaggi, diciamo, artistici, quali i vari monumenti che con delle visite guidate porteremo chi viene a Spoleto per delle manifestazioni nei giorni precedenti a fare dei tour guidati.